Oggi finalmente prepariamo il pane che avete visto nelle stories. Ho fatto un po' di esperimenti e vi darò un po' di notizie. La mia è solo condivisione, non voglio insegnare niente perché non è il mio mestiere. Voglio impastare insieme a voi e darvi un po' di stimolo, ecco, a fare, perché nessuno è nato barato, come si dice a noi. Per questa ricetta userò il lievito madre, però potrete farlo anche con il lievito di birra fresco, vi dirò tutto. È che siccome ha lavorato per i panettoni, prima di andare in letargo in frigorifero, ho detto va, diamogli una botta di vita. Ci serviranno quindi 100 g di lievito madre maturo con almeno un rinfresco, meglio due, lo sapete quando parliamo di rinfreschi che sono ravvicinati. In alternativa utilizzeremo 5-6 g di lievito di birra fresco. In alternativa potremo realizzare questo pane anche con 35 g di lievito madre essiccato, quello che si vende nelle bustine al supermercato. 500 g di farina, poi vediamo nello specifico, un cucchiaino di malto in polvere o in sciroppo se ce l'abbiamo, se non ce l'abbiamo non ci mettiamo niente, 12 g di sale e 350 g di acqua all'incirca. I 500 g di farina della ricetta, io ho utilizzato 400 g di farina bianca 00 V300-330 più 100 g di farina di tipo 1. Potremmo però utilizzare tutte le farine che vogliamo, tutta tipo 1, tutta tipo 2, semola rimacinata o anche farina 0. L'importante è che abbiano un indice proteico intorno ai 13 g di proteine, perché così assorbirà più acqua e durerà il tempo della maturazione della lievitazione dell'impasto. Questa è pastra madre solida, quindi va bene in qualunque modo la gestite. Se utilizzate Licoli mettete 150 g e diminuite l'acqua di circa 50 g. Ne peso 100 g. Lo metto nell'impastatrice con 200 g di acqua a temperatura ambiente, prelevati dai 350 che abbiamo messi da parte. Facciamolo sciogliere. Se lavoriamo a mano, la stessa cosa. A questo punto aggiungeremo tutta la farina setacciata e passeremo al gancio. Se non siete sicure del vostro lievito, che magari lo tenete molto tempo in frigorifero, aggiungete un grammo di lievito di birra fresco, che ci servirà giusto per far partire la lievitazione e quindi fare in modo che poi il lievito non inacidisca l'impasto per aspettare il raddoppio. Aggiungiamo la farina, anche il malto. Facciamo formare l'impasto. Io aggiungo un altro po' di acqua perché è abbastanza sodo il mio impasto, significa che la farina assorbe molto. Voi regolatevi sulla vostra. Quando l'impasto si è formato, ci vorrà un po' di tempo di lavorazione, verseremo a filo l'ultima acqua.
Diciamo che io in questa ricetta ho preparato un 70% di acqua sul peso della farina, quindi 500 grammi, 750 grammi di acqua. Regoliamoci se la nostra farina l'assorbe tutta, se no ci teniamo un po' più bassi, 20, 30 grammi, 40 grammi in meno. Ci dobbiamo regolare un po' ad occhio. Aggiungiamo il sale prima di finire l'acqua. Io aggiungo l'ultima acqua. Quando l'impasto abbiamo finito di inserire l'acqua e l'impasto è bello liscio, non lo stressiamo tanto durante la lavorazione, nel senso che non aumentiamo troppo la velocità. È comunque una lavorazione abbastanza lunga. Lo prendiamo e lo mettiamo in una ciotola oleata. Bagno un po' le mani con l'olio. Lo lasciamo riposare qui per 2 ore, coperto con pellicola. Nel caso l'impasto fosse più molle a voi, potremmo nelle 2 ore di riposo fare un paio di giri di pieghe anche ogni 30 minuti, cioè quelle che abbiamo visto per esempio per il babà, cioè prendere un lembo e portarlo al centro, prendere un lembo e portarlo al centro e poi farlo riposare e ripetere le pieghe, perché servono ad asciugare e a dare un po' più forza all'impasto. Dopo 2 ore il nostro impasto si presenta così. Formiamo. Io vi farò vedere la forma di un filone. In alternativa con le stesse pieghe di prima formiamo una pagnotta e stringiamola sotto. La arrotondiamo come se facessimo un panettone. Spolveriamo il piano di lavoro con semola rimacinata. Rovesciamo l'impasto. Allarghiamolo in un rettangolo. Bella. Facciamo in questo modo, prendiamo un'estremità e portiamola verso il centro, la stessa cosa con l'altra estremità, poi prendiamo la punta e la tiriamo al centro dove abbiamo portato le 2 estremità. Arrotoliamo e mettiamo i bordi esterni sempre verso il centro. Un po' di semola sulle mani, stringiamo, ora con i pollici cerchiamo di spingere dando tensione, mettiamo un poco di semola rimacinata sulla superficie e facciamo così, in questo modo. Poi prendiamo le punte e portiamole all'interno. Facciamo la stessa cosa con l'altro. Ecco. Io ho adattato questo cestino come cestino del pane, quindi il mio per queste dimensioni è all'incirca 25 cm per 15 cm di larghezza.
Se non avete questa forma, potrete tranquillamente farlo arrotolandolo su se stesso con quelle pieghe che vi ho fatto vedere prima in una ciotola rotonda normale e mettere il canovaccio sotto, spolverarlo di semola rimacinata e adagiare l'impasto. E pizzico la chiusura per bene. Spolveriamo leggermente di semola rimacinata e ricopriamo con pellicola. Copriamo pure con il canovaccio e facciamo riposare per un'altra ora, dopodiché andrà in frigo fino al giorno dopo. Io sto impastando che sono le 8 di sera. Buongiorno, già truccata stamattina. Il mio impasto, quando l'ho preso dal frigo, dalla parte più fredda, si presentava in questo modo, già pronto per essere infornato. Innanzitutto ad occhio già vediamo il raddoppio, ma il pane è pronto quando, schiacciando leggermente, la fossetta prodotta è un po' umido, quindi mi si appiccica il dito, torna indietro. In ogni caso non ci vessiamo troppo, perché solo con l'esperienza, insomma, e facendo sempre la stessa ricetta, capiremo come possiamo migliorarlo. Iniziamo, cioè buttatevi a fare il pane. Nel caso in cui il pane la mattina non fosse pronto, lo potremmo tenere a temperatura ambiente o in forno con lucetta accesa fino a quando è pronto. Ho preriscaldato il forno a 250 gradi con la pietra che io userò, oppure con la teglia o ancora con la pentola. Vi ricordo che però la pentola che io ho usato nelle stories, nei video dove vi ho fatto vedere quel pane bello grande, è una dose e mezza di questo impasto. Quindi una volta preriscaldato per bene il forno, siamo pronti per infornare. Io cuocerò sulla pietra refrattaria perché tra le varie cotture è quella che mi è piaciuta di più. Spolvero la pietra o la teglia di semola rimacinata. Con un bisturi, nel mio caso perché mia figlia me l'ha dato, che è biologa praticamente, o con la lametta o con un taglierino, pratichiamo un taglio. Ho preparato una ciotola con un po' di acqua e ghiaccio che potrete mettere sul fondo, o nel mio caso verserò sul fondo stesso, e inforniamo. Cottura, forno statico a 250 gradi per il primo quarto d'ora. Poi abbassiamo a 200 gradi e continuiamo a cuocere fino a quando il pane non risulta vuoto sotto. Abbassiamo gradualmente fino a 180 gradi per complessivi, diciamo, questo pezzo intorno ai 50 minuti, e gli ultimi minuti di cottura li facciamo con il forno a spiffero, che significa con la cucchiaia o con la lama di un coltello in mezzo. Sentiamo se suona ed il pane sarà cotto. Copro con alluminio quando si colorisce. Quando il pane suona vuoto sotto, lo mettiamo a raffreddare in forno in piedi, chiaramente spegnendo.
Vi faccio vedere un'altra modalità di cottura. Questa è la stessa pezzatura di impasto che non ho messo nel cestino, ma in uno stampo da plum cake da 25 cm sempre. Non ho praticato il taglio in superficie, quindi il pane verrà più alto, più mollicoso. Vedete voi come vi piace. E ho iniziato a cuocere da 150 gradi, sempre statico. Ho spruzzato la superficie del pane con un po' di acqua, non ho aggiunto vapore, e ogni 10 minuti sono salita a 150, 170, 190, 210. Più o meno i tempi di cottura sono gli stessi, fine cottura spiffero, quando suona vuoto. Come faremo la cottura in pentola? Allora, togliamo innanzitutto la pellicola, appoggiamo la carta forno, un foglio di carta forno sopra, poi con un coperchio, con una cosa qualunque, diciamo con una base, lo capovolgiamo e quindi ce l'avremo nella carta forno. Dopodiché prendiamo la carta forno, la alziamo e la mettiamo nella pentola. Mettiamo a cuocere con coperchio a 250 gradi per un 20-25 minuti, dopodiché togliamo il coperchio, sfiliamo la carta e continuiamo la cottura anche togliendo il pane dalla pentola, nel caso e lasciandolo libero di asciugare, abbassando la temperatura a 200 gradi e poi ancora a 180 finendo cottura in spiffero. Quando suona vuoto è pronto. Vi lascerò tutto scritto perché per me è anche difficile raccontarvi così senza farlo le cose che ho provato. Vediamo questo pane com'è venuto. Questo è quello più basso. Ancora non è proprio completamente raffreddato, ma mi sembra non c'è male. Posso essere, diciamo, abbastanza soddisfatta. Vediamo questo più alto. Eppure questo mi sembra abbastanza buono. Ancora non è freddo completamente. Assaggiamolo un pezzo. Buonissimo, con un po' di mortadella o a scarpetta dentro su e a morte sua. Fatemi vedere le vostre foto, le aspetto. Ciao!